Resiste poco più di mezz'ora il Selarjus con la sua difesa alta e col suo buon possesso palla, poi deve arrendersi alla superiorità tecnica del Salerno che centra così la seconda vittoria in casa e resta incollato alla capolista Monterotondo. Sardi senza il bomber Sarrizzu, Blaugrana con Montervino e Barbarisi in campo e senza Nicodemo, Caputo e Chirieletti. La prima parte della gara non regala molte emozioni, la protesta dei locali per un fallo di mano che c'è ma è fuori dall'area, qualche incursione di Barbarisi sulla destra ed un paio di errori difensivi del Salerno di cui però il Selarjus non approfitta. Nel finale di tempo la squadra di Perrone accelera, Corongiu sbaglia, Munar si invola verso la porta avversaria ma Arrus respinge. 5 minuti e Montervino confeziona un assist per Barbarisi. Il 18enne Blaugrana punta l'area del Selarjus ma conclude sul portiere e spreca una ghiotta occasione. Il gol però è nell'aria. Stavolta il diagonale di Munar non dà scampo ad Arrus. Il Salerno passa per il francese e il terzo gol stagionale. Nei minuti di recupero gli ospiti mancano il pari sul calcio d'angolo. Caboni si fa trovare pronto ma alza clamorosamente la mira. Fa caldo, il tasso di umidità è elevato, ma in campo dopo l'intervallo non ci sono volti nuovi. In avvio di ripresa Arrus combina pasticci su pasticci, macchiando quanto di buono dimostrato nella prima frazione. Il Selarjus in avanti non punge, mentre il Salerno spreca. Il protagonista è sempre Munar, che ci prova in tutti i modi, ma non trova il bersaglio. Intanto Perrone inserisce Lanni per Barbarisi, un cambio che assicura in questa fase della partita maggiore equilibrio alla squadra blaugrana. Biancolino tiene sempre in apprensione la difesa ospite, ma non riesce a bissare il gol di Marino. Il Selarjus ci prova con qualche conclusione della distanza e Iannarilli, a 4 minuti dal 90esimo, deve volare sulla sua destra per neutralizzare un tiro di Boi. Allo scadere i locali chiudono il conto, Puddu a terra Munar, il rigore è inevitabile, l'ammonizione, la seconda pure. Puddu va fuori, Montervino invece trasforma il penalty e la Rechi fa festa. Finisce 2-0 proprio come nel match d'esordio col Palestrina e domenica per il Salerno nuova trasferta a Sora contro l'ex Pasquale Luiso.